Il 22 settembre si avvicina e l'associazione fanese AGS Williams salperà dal porto di Genova a bordo di Adriatica, il 22 metri a vela di velisti per caso, per circumnavigare la penisola italiana. 39 giorni di navigazione con scalo in 11 porti italiani fino al 30 di ottobre. A bordo si daranno il cambio 20 giovani affetti dalla sindrome di Williams tra i 18 e i 40 anni che, suddivisi in gruppi da 5, si alterneranno a bordo della barca coadiuvati da un equipaggio di 12 persone, tra cui un medico, uno psicoterapeuta, un cuoco, uno skipper ed i responsabili dell'associazione che abbiamo incontrato stamattina proprio in previsione della partenza per Genova. Lo scopo principale di questo progetto sono due: uno è fare informazione scientifica, medico-scientifica, e questo lo faremo attraverso l'ausilio di medici del Bambin Gesù di Roma, dell'Università di Trento, del reparto di ricerca molecolare dell'ospedale di Padre Pio, eccetera, e per fare appunto divulgazione e diagnosi precoci su questa sindrome. E l'altro scopo, appunto, questi ragazzi come mio figlio Nicola e altri suoi compagni saranno i protagonisti, perché saliranno a bordo coadiuvati dallo skipper di Adriatica, aiuteranno a portare la barca. In ogni tappa verranno organizzati convegni ai quali saranno invitati i genitori di soggetti Williams e chiunque abbia interesse nei confronti della malattia e dei progressi raggiunti dalla scienza. Ma saranno presenti in alcune tappe, oltre allo stesso Patrizio Roversi, artisti e personaggi del mondo dello spettacolo nazionale per attirare l'attenzione dei media, oltre che alle istituzioni nazionali, dato che quelle locali hanno già dato il loro supporto all'iniziativa. È un progetto importante soprattutto perché porta a conoscenza di una di queste malattie rare all'interno del loro percorso. E l'informazione oggi più che mai è importante per cercare di aiutare e sostenere questi ragazzi e soprattutto per evidenziare le problematiche che loro hanno in giro per tutto il territorio. Il progetto è valido ed è l'obbligo di istituzioni sostenere questi tipi di progetti.